Feltre Vecchia, imbandierata in occasione del Palio 2021, con i suoi palazzi storici, le sue vie e le piazze, appare ancor più bella agli occhi di turisti e residenti. L'atmosfera che si respira in queste ore è unica, ormai tutto parla di Palio. Il 6 agosto si entra nel vivo con le cene dei quartieri e poi sabato e domenica le vere e proprie gare. Siamo pronti, arriviamo al culmine di un lavoro organizzativo di mesi che ha visto coinvolte tantissime persone che io ringrazio ancora una volta, e arriviamo pronti da un punto di vista della sicurezza sanitaria grazie anche alla collaborazione dell'Ulss 1 Dolomiti, pronti dal punto di vista sportivo perché i quartieri si sono dati molto da fare per portare a Feltre insieme agli atleti interni e degli atleti esterni di nome e di rilievo internazionale, e pronti da un punto di vista rievocativo e organizzativo generale, perché non dimentichiamoci che il Palio è soprattutto la rievocazione della dedizione di Feltre a Venezia avvenuta il 15 giugno 1404. Nel centro cittadino e un po' in tutta Feltre c'è una frenesia particolare. La 42esima edizione rappresenterà una rinascita non solo per il territorio feltrino, ma anche per tutto il mondo dei pali in Italia, dopo lo stop alle manifestazioni a causa dell'emergenza Covid. È il primo palio in Italia, probabilmente resterà anche l'unico, va il grazie dell'amministrazione della città a un comitato organizzatore, perché veramente sono stati coraggiosi nell'affrontare l'organizzazione di questo evento. Un grazie sentito va anche all'Ulss 1 Dolomiti, al Dipartimento di Prevenzione, perché sono state messe in campo veramente misure rigorose per prevenire il contagio. Sono state fatte azioni di tamponamento e di vaccinazioni per tutto il personale che sarà dedicato ai servizi, e la gestione del Green Pass sarà garantita in maniera veramente scrupolosa. Anche l'area di Pra del Moro, fulcro dell'edizione 2021 del Palio, è stata completamente sistemata. Nonostante le presenze necessariamente ridotte, le emozioni non mancheranno. Come direzione artistica, appunto, abbiamo previsto anche degli spettacoli che non mancheranno, che sono ovviamente legati a una tradizione pirotecnica, e quindi avremo anche questo aspetto qua, insomma. Dopodiché avremo dei mercatini al centro di Feltre che arrederanno il centro urbano della città, e tante altre attività.